In questo video vediamo due regole che uccidono una relazione uomo-donna, o quantomeno che uccidono te all'interno di una relazione. Questo film, si chiama, o meglio, è una scena del film La rivolta dell'ex del 2009, e nonostante come in tutti i film di Hollywood ci fossero un sacco di blupillate, in questa piccolissima frazione Michael Douglas, che in questo momento fa da mentore al ragazzino, dice una cosa giusta, e questa è la nostra prima regola. Il potere in un rapporto appartiene a chi dei due ha meno interessi. Ora, questo è un qualcosa di molto importante per la preservazione di quella che è in buona sostanza A, una relazione, B, una relazione, qualora tu la volessi, con una donna che quantomeno è felice di starci all'interno della relazione stessa. Ma la cosa più importante che tu vuoi capire è che comunque devi creare, almeno idealmente, questo bilanciamento per cui è la donna che insegue te. Proprio per questo ci sono alcuni metodi come il Mystery Method che volontariamente allungano, per così dire, quelli che sono i tempi seduttivi proprio per cercare di creare questa impressione. Cioè, in buona sostanza, l'autore dice ci sono due possibilità di sedurre una donna. Una è quella in cui sei tu a inseguire lei, e la seconda è quella in cui è lei a inseguire te. Ora, ovviamente, la seconda è molto più potente. Questo non vuol dire che sia un metodo passepartout, no? Nel senso che dipende da quello che è l'obiettivo del praticante, dipende da eventualmente anche le tempistiche che è disposto a investire sulla ragazza e quant'altro, tutta una serie di argomenti che non fanno, non sono oggetto di questo video. Però diciamo che indipendentemente dal fatto che tu ci riesca prima della seduzione a creare questo inseguimento da parte della ragazza nei tuoi confronti, o che lavorandoci di più ci riesca dopo che questa è avvenuta, e quindi pian piano andando a modificare quella che è la percezione che lei ha di te nella sua testa, questo è l'optimum a cui tu vuoi tendere. Cioè, in buona sostanza, ripetiamolo, in una relazione c'è una persona che ha più interesse, una persona che insegue, e quella persona quindi non vuoi essere tu. Quindi, indipendentemente dalla velocità e modalità seduttiva, quantomeno alla fine si intende una volta che stai con una determinata ragazza, qualora tu ne scegliessi una, devi riuscire a creare questo bilanciamento per tutta una serie di motivi. Il primo è che funziona molto meglio. Il secondo è che funziona molto meglio per te. E il terzo è che massimizzi quelle che sono le chance, che questa relazione duri. Ok? Passiamo ora alla seconda cosa importante, che riguarda invece più la gestione. Questo autore americano si chiama Richard Cooper, alcuni lo chiamano Richard Cooper, perché come moltissimi red pillar tende a dare comunque troppo valore ad alcune variabili che non creano quello che lui stesso nel suo libro definisce come desiderio genuino. Ciononostante, su questo punto penso che abbia ragione, cioè lui descrive come le donne, o quantomeno una fetta consistente di donne, trasformano gli uomini in maschi beta all'interno di quella che è la relazione. Quindi questo è un qualcosa di molto importante da capire, nel senso che alcuni uomini, in maniera confusa, pensano che una volta che uno è entrato all'interno di una relazione, in realtà questa relazione sia, il gioco sia fatto, no? Mentre le cose non stanno esattamente così, perché le dinamiche di valore e il valore che le attribuisce durante la relazione possono cambiare, e quindi di conseguenza tu devi stare molto attento, sempre molto attento, a non cascare in questa trappola che adesso vediamo insieme. Women will spend years changing her man and then wonder what the hell happened to the guy that she fell in love with. And they inadvertently do this stuff.
This is just part of female nature. It can take quite a few years, and a lot of the times you don't notice it happening. If I'm being honest, it just happens through small concessions here. Like it starts with basic stuff like, "Hey, Rich, put your white socks." Rich non è ricco, ma è il suo nome. In buona sostanza, qui c'è un problema di traduzione col traduttore automatico di YouTube. In the white hamper, and your dark socks in the dark hamper, and don't brush your teeth over there because you're going to get toothpaste on the carpet. And like, you know, small things like this here and there, whereas, you know, in the past previously, you just kind of threw your laundry wherever you felt like it. You need to walk all over the house without any clothes on, brushing your teeth wherever the hell you wanted because you're a man and your entire house is your castle. And then all of a sudden, you know, you start to get all these restrictions and limitations and boundaries put around your life. And as you comply with each one of them, you start going through the process of betatization through 1,000 concessions. It turns men from a pet that she loves and admires into a plow horse that she sees nothing more than a utility that she is going to emotionally abuse and doesn't want to bang enthusiastically anymore. If you aren't aware and you don't control the frame of the relationship, the chances are this is going to happen to you. It will make you weak, soft, poor. Quando dice struttura, parliamo di frame, che è un concetto in gergo tecnico, questo sono dei miei primi video che tu guardi, ma in buona sostanza, anche in questo caso, come vedi, si tratta di una questione di potere, cioè le relazioni si basano sul potere e chi ha più potere, bello brutto che sia dirsi. Undesirable to your woman. This process of betatization by 1,000 concessions is a genuine threat. Especially if you cohabitate and get into a relationship, and if you have kids. Guys that lose access to their kids, I can't tell you how many women I met. Ok, qui non ci interessa entrare nel discorso figli, ma cerchiamo di chiudere un attimo il cerchio. Non ritengo francamente che i suoi esempi siano eccezionali, detto fra di noi, ma il concetto di fondo invece è corretto, cioè nel momento in cui tu entri all'interno di una relazione, una donna inizia a testarti, quasi volesse metterti i bastoni fra le ruote, cioè quasi volesse cercare di mandare la relazione a quel paese e quasi stesse cercando di perdere attivamente interesse per te, quindi betizzandoti, come direbbe lui, ok? Ora, perché gli esempi che lui fa francamente non sono ideali. Non sono ideali per un motivo semplice, nel senso che mentre essere in buona sostanza il classico, tra virgolette, stronzo è utile in un primo periodo di un rapporto, cioè mentre stai seducendo la donna, molto differente è la situazione in cui, per esempio, ci convivi, no? Cioè, certe cose che prima, in buona sostanza, la arrapavano, perché nell'esempio del cavallo non riesce a domarti, poi diventano irragionevoli. Quindi, in realtà, tu non dovresti focalizzarti su cose irragionevoli, ma focalizzarti, in realtà, neanche darle modo, per essere più precisi, di romperti i cosiddetti su cose irragionevoli. Ma quello che tu comunque dovresti fare è stare molto attento al fatto che all'interno di una relazione la donna, in diversi modi subdoli e partendo dal basso, diciamo, cioè con richieste piccole, cercherà di modificare quelli che sono i tuoi comportamenti, quindi rubarti il frame, come diciamo in gergo tecnico. E se tu ti vuoi tenere questa relazione, è molto importante che tu non lo faccia cadere, perché poi, come dice effettivamente lui, quello che succede è che questo è un processo, per così dire, subdolo e lento, parte da piccole cose e poi pian piano un giorno ti ritrovi, ti è ripartito, come dire, con un valore magari ai suoi occhi anche molto alto, ma a un certo punto ti ritrovi con una donna completamente cambiata che ti disprezza spesse volte. Quindi ora, quella di mantenere il frame della relazione non è un qualcosa che posso esaurire in un video come questo, che voglio mantenere corto appositamente, ma ha a che fare con il messaggio di fondo che io cerco di passarti, no?
molti uomini purtroppo arrivano nella seduzione perché vogliono trovarsi la ragazza. E per carità, se tu questo vuoi, va bene, ci mancherebbe. Il problema però sta nelle tempistiche, spesso diciamo anche incentivate da quelle che sono le scuole di seduzione che cercano di venirti incontro, no? Cioè cercano di deliberare in questo tuo desiderio di trovarti la ragazza e quindi di fartela trovare il prima possibile. Io ritengo che questo strategicamente sia un errore, perché se tu ti fidanzi, mettiamola così, troppo presto, comunque trovi una compagna troppo presto, rischi di incappare in due problemi. Il primo problema è dovuto dal fatto che appunto tu non sei ancora per nulla esperto in gestione del frame, e quindi in buona sostanza cose che magari già per un ragazzo più navigato non sono intuitive, per te non sono intuitive affatto, anzi non le vedi manco arrivare. Okay, questo è un primo problema. Il secondo problema è che ci sono due modi per uno studente di istruzione in genere di entrare all'interno di una relazione. Il primo è da un mindset, definiamolo così, anche se sto oversimplificando le cose, di scarsità, e il secondo è da un mindset di abbondanza, cioè in cui tu comunque decidi di selezionare quella donna, ma in buona sostanza hai scelte continue e hai sviluppato una quantomeno certa convinzione nel fatto che tu queste opzioni che ora hai le puoi continuare a come dire, rigenerare in maniera molto efficace, molto pratica e molto veloce, ok? Se tu però in realtà entri nella relazione partendo da questo diciamo da questa posizione di scarsità, poi rischi di entrare in un circolo vizioso, molto probabile, a dire il vero, per cui in realtà tu sviluppi sentimenti per la ragazza, più sentimenti tu di quanti lei non ne ha per te, e torniamo al punto 1, ma non solo, hai anche paura, una paura esagerata di perderla, perché non hai mai sviluppato quella sicurezza, diciamo, confidence concreta nel fatto che puoi generare tantissime opzioni per te e per, diciamo, quella che è la tua vita sessuale, sentimentale, quant'altro. Quindi si crea questo cane che si morde la coda, in cui da un lato tu sei più investito di lei all'interno della relazione e in secondo luogo in realtà hai paura di perderla, perché magari a livello di pancia inizi a capire che determinate cose non stanno andando e comunque anche tu senti che anche per te stesso le cose non sono esattamente le stesse di quando la relazione era iniziata, ma inizia a subentrare tutta una serie di ragionamenti del tipo ma quando la ritrovo, in fondo prima per me era così difficile trovare una ragazza, adesso magari sono anche arrugginito, per di più non avevo mai trovato una ragazza simile, vero, falso che questo sia, e quindi ti ritrovi a incastrarti in una situazione psicologica e pratica di estrema debolezza, e tutto questo crea un effetto a cascata che essenzialmente finisce col fare due cose. La prima è che tu la ragazza la perdi lo stesso, ma la seconda è che visto che hai innescato questo meccanismo, ma non hai neanche, diciamo, la forza d'animo di essere tu quello a chiudere la relazione quando vedi che ci sono delle red flags per cui la relazione non va, a quel punto fai anche sì che questa relazione, non dico neanche lei, in quanto sei più tu causa del tuo stesso male, ti rubi del tempo che potresti impiegare altrimenti. E questo quindi è uno dei tanti motivi per cui io comunque consiglio ai ragazzi di sviluppare esperienza prima, perché se non si è sufficientemente navigati su quella quantomeno che la parte iniziale, poi diventa molto difficile gestire il dopo, che comunque ha delle regole sia a sé, ma comunque anche comuni con quella che è la parte iniziale.